Allora, buonasera, io sono John Gates Viselli. Allora, faccio un attimo una parentesi di cosa mi occupo per non lasciare equivoci futuri poi quando andiamo a parlare del Brescia Calcio. Io mi occupo, insieme con il mio fondo di investimento, mi occupo di risanamento e ristrutturazione di imprese, particolarmente di legge fallimentare e di ristrutturazione fallimentare. Quindi tutto quello che avete visto su internet non sono, ahimè, purtroppo aziende mie, ma sono clienti che quando chiamano Vivendi o chiamano in qualche modo Prime sono comunque sempre aziende con una crisi alle spalle. Fatto questa premessa vorrei un attimo parlarvi della mia presenza da giorni su Brescia Calcio. Ho voluto questa chiarificazione con il mondo della stampa perché volevo un attimo chiarire sia la posizione dei futuri investitori e sia la mia posizione in questo tragitto di organizzazione. Il Brescia Calcio è un'azienda, la mia presenza, come ho fatto la premessa, è un'azienda comunque in questo momento in uno stato di, in qualche modo, di crisi. E gli investitori, prima che arrivassero all'acquisizione parziale o totale del pacchetto azionario di Brescia Calcio, mi hanno demandato per fare un piano di ristrutturazione nei confronti degli istituti di credito, nei confronti di tutti i terzi, in base alla riorganizzazione e la ristrutturazione del Brescia Calcio. Questo che cosa prevede? Prevede nel risanamento dell'indebitamento Brescia, prevede anche la riorganizzazione e l'organizzazione di quello che è l'indebitamento, di quello che è la ristrutturazione, e quelli che sono gli uomini futuri che guideranno da qui a 10-15 giorni del Brescia Calcio nuova. Perché una ristrutturazione di un'azienda, al di là degli investitori che rappresenti in qualche modo esteri, cerco in qualche modo, io nella mia posizione di ristrutturatore, o come la volete, possiamo anche chiamarla, fagocitarla in questo modo, come funzione di traghettatore tra quello che è Corioni e quello che sono i nuovi investitori. Questo traghettare la società e riorganizzarla prevederà sicuramente dei mesi di riassorbimento di tutto questo, ma in questi mesi di riassorbimento la cosa che ho pensato come piano, che già nelle prossime settimane presento, è quello sicuramente il primo impatto quando si ristruttura un'impresa è quella del prodotto. In questo campo purtroppo mi ritrovo un prodotto, purtroppo poi vi dico perché. Un prodotto che si chiama calcio, quindi una sorta di spettacolo, non è un prodotto o un'azienda, come sia stato in precedenza. Quindi mi aspetto, prima di tutto, mentre si fa un piano di risanamento, si fa un piano di chi uomini guidano questo risanamento. Quindi fra poche settimane, io credo già tra 10 giorni, vi dirò il nuovo assetto, non tanto societario perché non è ancora fatto e perché avviene attraverso un risanamento prima del Brescia Calcio e poi l'entrata di nuovi soci. Ma mi aspetto in qualche modo che già il risanamento preveda che in questa iscrizione al nuovo campionato prevedano degli uomini diversi. Uomini diversi non entro nel campo, mi scuserete in questa giornata, non entro nel campo calcistico, di giocatori, la maglia, entro di chi organizzerà e chi dirigerà l'impresa calcio Brescia da qualche giorno avanti in poi e con quale formazione, non entro nella formazione, non entro nel giudizio organizzativo del campo, ma soltanto nel giudizio organizzativo di quello che è l'impresa calcio oggi Brescia. Dopo questa disquisizione non mi piacciono gli sproloqui, quindi voglio entrare subito con voi in quello che mi dovete chiedere, così assorbo immediatamente a non avere dietrologie dopo questa conversazione molto aperta con voi. Quindi vi ho fatto la presentazione, se ci sono domande Ti sono qui. chiedo solo Ecco, di anche l'attestato, se mi dite che tipo nomi di e testate attestato. mi fate cosa gradita, grazie. Mi presento Rita Baliselli, giornale di Brescia.
Le chiedo, il fatto che lei quest'oggi sia qui da solo e non accompagnato da membri della famiglia Corioni o in fattispecie del presidente Corioni, significa che in questa fase la famiglia sarà un po' in disparte e sì. Sarà lei il sì. Referente? Sì, quando c'è, signora Bardelli, quando c'è una ristrutturazione io chiedo, e qui si fa tanta confusione anche degli articoli di giornale come avrà visto in passato, in una ristrutturazione anche quando ci sono le procure, no? Per lo mezzo quando c'è una difficile ristrutturazione, io chiedo agli investitori e ai soci e al management di allontanarsi dall'azienda. Naturalmente io devo fare un lavoro di traghettamento, riorganizzazione, traghettare questa impresa, organizzare tutta la parte indebitamento, salvare e poi naturalmente ci sarà il nuovo investitore che entrerà, che già ha un contratto in qualche modo di gestione futura di questa impresa. Quindi in qualche modo i Corioni, per rispondere, mi scusi, mi sono un po' allargato, per rispondere a lei, i Corioni in questo momento, dal giorno in cui io prendo, che non è questo, questa è la mia presentazione, io fra 7 giorni delineo il piano, i Corioni non è che non ci sono più, ma non faranno parte di questo piano. 7-8 giorni presento il piano di riassetto, perché lo devo preparare per tutti quanti. Gianpaolo Franchi, Brescia Oggi, Gazzetta, giusto per essere espliciti, faccio un paio di domande pratiche. Lei in questo momento risponde, perché le è stato demandato un piano, ai nuovi investitori. Ai nuovi investitori. Ai nuovi investitori. Sì. Possiamo fare, perché c'è tutta una città che chiede un po' di chiarezza su questi nuovi investitori. Si tratta di capitali stranieri, sono interessati a un acquisto in toto? Allora, no. Allora la cosa è graduata. In qualche modo chi ha partecipato a questa organizzazione è sicuramente un fondo straniero. Questo fondo straniero può entrare massimo con un 30-40% nell'azionariato di Brescia. Quindi in qualche modo la mia funzione è anche, oltre al fondo, di reperire non tanto finanze, ma tanto operatori organizzativi, imprenditori sul territorio bresciano che vogliono far parte della squadra. Mi sembra doveroso una squadra come il Brescia, che non stiamo parlando di una squadra internazionale, mi scuserete per questo, una base di brescianità bisogna comunque in qualche modo averla. E quindi sono anche a colloquio con alcuni imprenditori che vogliono far parte insieme con il fondo del nuovo azionariato. E non saranno i Corioni, in questo altro 60 non no, ci sarà la squadra. Assolutamente. Cioè quindi passeremo il Corriere della Sera. Quindi è prevista un'uscita totale sì, della famiglia Corioni? Assolutamente sì. Nell'arco di, posso chiedere anche le puntistiche? Guardi, sarà questo, l'unica cosa che rimane il totale sarà in questo momento con un passaggio che avverrà sicuramente tra il 31-12, probabile, signori, se il piano e di risanamento funziona, se tutto funziona, e nelle prossime settimane lo saprò dire. Però volevo e ci tenevo a non far confusione e a sprecare parole in giro, il piano industriale prevede l'uscita in qualche modo di Corioni. Arriva il nuovo management che costruisce questa impresa, la nuova Brescia in senso operativo deve essere organizzata fino all'avvento che un socio nuovo entri e comprerà il 95% più o meno del Brescia, perché se voi vedete nell'azionariato c'è nel Brescia Calcio c'è la Brescia Service più il 5% di Gino Corioni. Quel 5% non è ancora messo in discussione, però il 95% dell'impresa potrebbe restare per quel 5%, ma potrebbe restare il personale. Presidente Corioni per quello che ha fatto ed è stato riconosciuto in passato e anche sul presente per la sua funzione una sorta di presidenza onoraria, e quel 5% proprio di onorabilità per quello che ha dato alla città. Questo almeno in quello che ci siamo detti nelle ultime discussioni. Tonioni, giornale di Brescia, facendo un paragone che aiuta a capire anche la massaia di Margolino, ma che lo era. Stiamo assistendo a qualcosa di epocale dopo 24-25 anni, cioè Corioni che ha dato mandato di vendere la società, stiamo assistendo, diciamo, facendo un paragone con una vicenda tipo Torino Moratti, cioè Corioni potrebbe rimanere nell'Inter come è rimasto Moratti. C'è un Toir che sta per prendere Brescia? C'è un Toir, chiamiamolo così, che non è una persona fisica, è un fondo di investimento.
potrebbe rimanere come Moratti, ma Moratti è già più operativo del dottor Corioni. La figura del dottor Corioni è un grande riconoscimento della città, è un grande riconoscimento di quello che ha fatto per tutto il percorso di vita del Bresciacalcio, nel positivo e nel negativo. Quindi non sarà ancora meno operativo di Moratti? Assolutamente sì. Io volevo sapere, andando con i colleghi puntuali, quale sarebbe il ruolo dell'Autobanca, una possibilità. È una banca e basta. Cioè non c'è nessuno, guardi, nessuna funzione da parte delle banche, lo dico assolutamente. Ci mangio. Cittadini, per tutto, Gianni Brescia. Hai detto presento un piano industriale, ma l'avallo a questo piano industriale, chi deve arrivare? Dal fondo di investimento e da tutti naturalmente che in questo momento ci sono in qualche modo i debitori del Brescia. Faccio questa domanda perché da tempo, anni si dice, Corioni non va in novembre, la fine non va in novembre. Corioni ha ancora una parola o Corioni ha affidato tutto a lei? Allora, che comunque vada... Io non ho affidato a me la vendita a Corioni, io rappresento con Corioni, non sono chi mi ha dato mandato Corioni, io vengo da un mandato di un fondo che vuole comprare l'operatività di Corioni. Corioni ha asserito con me, gli ha scritto delle cose con me, che deve vendere questa azienda. E nella vendita di questa azienda non deve solo vendere, ma deve anche fare un'altra ristrutturazione, che lo chiedono un po' tutti, non solo il fondo di investimento. E altro domanda poi, immagino. Da milioni di dollari, quanto vale la società Brescia Calcio, visto che tutti si chiedono, visto che qualcuno 70, 80, 90, 10, 0? Guardi, ho fatto tante valutazioni del Brescia e tante valutazioni di aziende, guardi, dipende la ristrutturazione, allora un'azienda quanto vale, oggi è cambiata tutta la modulistica dell'operazione acquisto di una società, è cambiata notevolmente dagli anni passati, prima si vedeva gli utili, oggi se noi guardassimo gli utili del Brescia Calcio vale poco, no? Quello che vale del Brescia Calcio, secondo me il programma di Brescia Calcio deve essere un programma diverso da quello che era organizzato dalla famiglia Corioni, perché è un progetto che era fatto in mano al dottor Corioni, un po' antico nel mondo del calcio. Oggi lo spettacolo ha una funzione completamente diversa da quella che è l'organizzazione attuale, cioè non è possibile più qualsiasi azienda, cioè il mio compito è far diventare il Brescia Calcio in questi 6-7 mesi una società. Una società che cosa significa? Una società che, non dico che produca utili nell'immediatezza, ma che sia organizzata e governata come una società di capitali. Questa è la mia missione. Le chiedo da quanto tempo sta lavorando a questo piano che lei prossimamente... Guardi. E un'altra domanda, il fondo che lei rappresenta, ci ha già detto che è straniero europeo o extraeuropeo? No, è un fondo internazionale che partecipa in alcune società, è un fondo internazionale, un fondo sicuramente governato in una borsa asiatica. Governato, scusi? Asiatica. Però è talmente internazionale la proporzione perché è quotato anche al Nasdaq, quindi ci sono talmente le svariate operatività di quello che so. Non vi faccio il nome, ma per un fatto soltanto di riservatezza della proprietà. Fra 10 giorni il piano prevede anche naturalmente nomi, cognomi e indirizzi, mi sembra anche giusto che ci siano coinvolti tutti quanti prima di dare nomi e cognomi. Quindi cambieranno, perché giustamente lei dice non sono qua a parlare di questioni tecniche, però la società poi... Cambierà l'assetto, cioè avrà un consiglio di amministrazione diverso, avrà dei manager diversi, avrà un'organizzazione di una società che deve combattere per mantenere un'azienda che è in Serie B, ma programmare naturalmente con tutto il rigore possibile, ma farla diventare un'azienda da monocratica, chiamiamola così, a un'azienda dove c'è una governance di manager che fanno funzionare l'impresa. Però poi sono già delle scadenze, anche perché c'è il tecnico, sportivo,
c'è un allenatore da scegliere, ci sono dei giocatori da prendere, c'è un ritiro da iniziare fra 12 giorni, questo chi lo farà? C'è un nuovo management? Nuovo management. Assolutamente. Ma tenendo i tecnici di adesso, cioè l'allenatore di adesso, questo glielo dico fra 7 giorni. Questo io dico fra 7 giorni perché mi sto confrontando con tante persone. Quindi è in discussione la permanenza quindi di questo dell'attuale management sportivo? Non lo so. Non lo so perché io ho in discussione io cerco che in ogni casella che metterò nel mio programma ci deve essere uno degli uomini con grande responsabilità, che non è solo la responsabilità di vincere una partita di calcio, ma la responsabilità di una gestione costi, perché oggi una Serie B deve costare con dei parametri molto chiari, deve avere delle ambizioni, e ci mancherebbe che se non deve avere un'ambizione come una città come Brescia, ma deve avere degli investimenti, deve avere una programmazione pubblicitaria completamente diversa, uno stadio non può essere tenuto in questo senso, cioè non si può fare una squadra con uno stadio in questo senso dove bisogna programmare una costruzione nuova e con chi la costruisce e con chi la fa, una pubblicità che renda armoniosa la città di Brescia, perché il calcio, ora vorrei farvi il collodi della situazione, però insomma trovarsi con pochi spettatori e arrabbiati tutte le volte perché il Brescia è così, oggi bisogna dare un equilibrio a tutto questo e questo non possiamo pretenderlo solo dalle persone esterne, cioè da dentro ci deve essere un cambiamento di comunicare in modo diverso, e non significa solo parlare e dire cosa stai facendo. Come tutte le società quotate, c'è le relazioni che ogni 15 giorni fai, devi mostrarle al tuo pubblico, qual è la riuscita del tuo progetto. Il tuo progetto significa che gli uomini che hai messo lì devono portarti dei risultati economici. Un'azienda di calcio, se noi guardiamo l'Udinese, guardiamo altre squadre, sono aziende che comunque portano degli utili, non sempre diventa una passione il calcio. Se noi guardiamo il mondo internazionale, il calcio non è più una passione, è un divertimento, come tutti, e anche in Italia si arriva a questo, perché vediamo che tanti non sono più industriali, ma sono proprio uomini di spettacolo che stanno avvicinando le aziende di calcio, ma perché comunque lo spettacolo oggi non è detto che un casinò viva la giornata, no? Uno che gestisce un casinò è un'azienda come tutte quante le altre, anche Brescia è un'azienda come tutte quante, con dei costi ben precisi, dalla guardiania all'organizzazione, i manager, per questo deve sfruttare economicità. Come lo fai sfruttare? Non soltanto attraverso l'organizzazione della vendita dei giocatori, sperando che non avviene più, perché è vero che l'azienda Brescia Calcio deve nutrire la gioventù, ma deve anche avere comunque degli uomini che comunque fanno nutrimento di questa gioventù attraverso il calcio. Non è possibile che cresce come un fiore uno che diventi poi Maradona, no? Cioè ci devono essere comunque degli uomini che poi in qualche modo ci organizzano vicino. Quindi la costruzione di tutto questo deve essere fatta da uomini specializzati in questo settore, e non basta solo il piano di risanamento. Il mio piano si basa a come ristrutturo un debito e a come riorganizzo un debito e come faccio, tra virgolette, poi fiorire quando ho tagliato, ho cucito, tutto quello che è da fare. È come mettere un uomo su un'operazione in un ospedale, tu lo operi, al di là di chi sia o chi non sia, poi lo devi mettere in sesto. Questo mettere in sesto significa che poi devi chiamare uno che poi lo mette in sesto, non ti basta solo uno che ti fa l'operazione e dici Lazzaro alzati e cammina, ci vuole uno che poi fa la riabilitazione. E in questo senso io credo che il Brescia abbia bisogno di riabilitazione. Ci sono voci, perché meno male ci sono sempre in questi casi, su qualche possibile figura tecnica, per esempio Dario Bonetti. Quello che volevo chiederle è se queste figure che ci svelerà la prossima settimana le sceglierà lei o il consiglio che nel frattempo sarà stato, se ci sono i tempi tecnici per fare un consiglio con nomi di presidente e tutto quanto, o se sarà lei intanto a nominare queste figure e poi ci sarà un consiglio. Guardi, in questo momento la persona tecnica, ci saranno sicuramente le persone tecniche, ci saranno anche persone in consiglio di amministrazione che sanno di calcio, questo è evidente. Cioè io non mi intendo di calcio, sono un appassionato di calcio, ma una cosa è la passione, poi una cosa è l'intento di essere un uomo di impresa per il calcio. Non si è perso lei, dico, nell'insieme delle altre domande, mi chiedevo da quanto tempo lei sta lavorando a questo piano di ristrutturazione. Sono 8 giorni. Così.
sono al di là delle mie voci che ho una volta ho fatto anche smentire perché mi hanno chiamato in una seduta di una pizzeria per spiegarmi che c'era un gruppo di bresciani che voleva acquisire il Brescia e c'era la possibilità, io non ho più sentito, poi mi sono avvicinato al Brescia attraverso relazioni comuni con il presidente e l'operatività, proprio operatività, nel senso che ho preso i bilanci in mano 8-9 giorni fa. Però non questi bilanci, scusi. Questi bilanci, perché sono sempre le domande che ho fatto la scena. Sì. Questi bilanci cosa dicono? Cioè, il debito da 1 a 10 quanto si è spaventato guardando il debito? No, guardi, io non mi spavento più di niente, perché dopo che avete messo internet su quello che è, io sono abituato a fare le ristrutturazioni con Procura della Repubblica, quindi guardi, non mi spavento da San Raffaele ad altro, quindi non mi spaventa più niente, guardi, non mi spavento i numeri. La cosa che non mi deve spaventare in una ristrutturazione è la possibilità di salvare un'impresa, che oggi è la cosa più difficile. Cioè, quando lei opera una ristrutturazione, può dire, guardi, io per ristrutturarti ho bisogno che comunque tu non cammini più, no? Cammini una sedia a rotelle. Però cammini con la sedia a rotelle. Poi devi chiedere. Esatto, però devi dire al cliente che camminerai sulla sedia a rotelle. E a volte gli imprenditori non sono sempre così disposti a capire che tu, anche se lo salvi, cammineranno sulla sedia a rotelle, no? In questo senso, quanti debiti ci sono? Ci sono. È inutile, se no, se non chiamano Visendi, no? Cioè, chiami Visendi quando ci sono i debiti, non lo chiami perché ti va veramente tutto bene, cioè, metterebbero altre persone proprio lì. Lei è la prima volta che si occupa di ristrutturare un'azienda che lavora nel mondo del calcio? Un prodotto atipico come il calcio? È la prima volta che si occupa di un'azienda che sì, direttamente sì, ho fatto delle cose su Bologna ai tempi di Gazzoni, ma veramente, guardi, è stata una toccante fuga, era una consulenza completamente diversa. Quindi è una sfida anche per lei, una sfida? Ma guardi, è sicuramente una sfida, la sfida in questo senso è, la mia sfida non è tanto, mi creda, sul Brescia Calcio, la sfida è di far sì che oggi in una città come Brescia, dove comunque ha un'ambizione imprenditoriale così forte, un coinvolgimento, ma non quello che hanno scritto sempre i giornali, il coinvolgimento degli imprenditori, il dottore Quili, io non sono di Brescia quindi non le so dire dei nomi, ma un coinvolgimento della città nei confronti di questo progetto. Cioè, dopo Corioni, non dico che deve esserci una public company o un'organizzazione dopo con i fondi, ma deve esserci qualcosa dove Brescia può avere l'opportunità, perché è piccola, perché è una città comunque attenta, perché voi siete gli unici giornalisti attenti al conto economico di un'impresa di calcio. Sono successi. Quindi la cosa che mi piacerebbe, la mia sfida per rispondere alla sua domanda, è quella di coinvolgere le persone in un modo diverso verso un'azienda. Questa Brescia deve rendersi conto che Brescia Calcio è come un'azienda di metalmeccanica, che ha i suoi utili e può avere i suoi utili, perché se giochi bene, metti degli uomini giusti e non dei personaggi sopra le righe, come tutte le aziende, i risultati li hai quando uno lavora tanto, quando uno organizza tanto, e aprire un attimino il mondo a scoprirsi. Oggi la particolarità dell'Italia, e lo dico come cittadino italiano, anche se ho vissuto tanti anni fuori, è quella di vedere l'Italia non con la possibilità di aprirsi verso il mondo. E non è vero, noi abbiamo tre cose che in questo momento ancora combattiamo in qualche modo con il calcio, con la moda, combattiamo ancora qualcosa con la metalmeccanica, e quindi sono dei settori che Brescia dovrebbe capire, perché dobbiamo essere un attimino più lungimiranti. Io non sono un sognatore, perché facendo questo mestiere è difficile sognare, no? Ma la cosa che mi piacerebbe in questa città, perché proprio all'argomento giusto e la popolazione giusta, è proprio coinvolgere l'entità, il comune, la metropolitana, il calcio in un modo diverso, e affrontare anche l'azionariato, dove ci sia un fondo e ci siano altre cose che possono essere proprio la cittadinanza di Brescia, che in qualche modo gestisce una governance del Brescia. Questa potrebbe essere una bella sfida, ecco, non tanto ristrutturare, tagliare. Non le chiedo i numeri, visto che non ce li vuole dare, però in base ai conti che lei ha visto, pensa di essere l'ultima speranza del personale di Brescia?
No, questo è troppo ambizioso da parte mia. Non so se sono di ultima speranza, mi sembra molto il Presidente del Consiglio, se dopo di lui non c'è più nessuno. No. Oh, io penso che... Perché sa che in passato ci ha comprovato altri, cioè cosa pensa lei di avere più di un baraldi, di noci, di un... No, io non ho niente. Io non ho niente, ho soltanto un fondo che mi appoggia. Ho fondi che mi appoggiano e ho, credo, una sostanziale fiducia da parte del Presidente che mi possa permettere di lavorare serenamente. Ma ha una scadenza questa settimana? Comunque? Aspetta, sì. Fissata? No. Già fissata, assolutamente, non si può essere, un piano può durare più di 6 o 8 mesi. Quindi è 32 che diceva prima. Assolutamente. Prima mi sono perso un pezzo di risposta quando le chiedevo delle elezioni, della nomina delle figure di cui parlava prima. Sarà il CDA con competenze anche tecniche all'interno a fare queste nomine o sarà lei a nominare il CDA? No, sarò io a nominare il CDA. Sarà lei a nominare il CDA. Di quante persone dovrà essere? 5 persone. 5 persone. Ma però questo non ci trova più dormire. Ma ci possiamo dire che in questo momento è commissariato. No, e... commissariato, guardi. Che... No, e quando c'è una fase di ristrutturazione, è una fase... Allora, prima, nella vecchia legge fallimentare c'era l'amministrazione controllata, no? Quella che lei mi citava poc'anzi, ed è sicuramente una fase che non è il Brescia Calcio. Allora, il Brescia Calcio è naturale che deve avere un approccio di ristrutturazione molto soft, perché, sapete, la Lega... Cioè, non è che puoi fare le ristrutturazioni come le puoi fare un'impresa attraverso il tribunale, no? Però io assolutamente non la chiamerei commissariamento, chiamerei un passaggio di un uomo che ha dato in qualche modo, guardi, non sto a fare le colpe e le discolpe di nessuno, un uomo che comunque ha dato tanto a questa squadra, a questa città, e staccare quest'uomo per portare in qualche modo una ristrutturazione, perché un'azienda non si può più tenere questo caso. Brescia ha una grande, secondo me è una grande cosa, che in qualche modo poi è quello che noi cerchiamo di non mai farlo tenere come patrimonio. Sai, il patrimonio netto di un'azienda è fatto da quello che ha fatto l'azienda, che è il patrimonio. Il Brescia ha un patrimonio importante per un'azienda che vuole approcciare al calcio in maniera soft, okay? Non di comprarsi il Milan o l'Inter. Soft è l'aspetto giovanile. L'aspetto di far crescere dei giovani è quello che in Serie A in qualche modo ha fatto l'Udinese. Il modello di Udinese? Sì. Anche lì sono più di esteri. Assolutamente sì. Sicuramente questo progetto può risvegliare un po' di entusiasmo in una piazza che da tanto tempo aspettava novità. È anche vero che 3 settimane fa eravamo tutti qui per la presentazione del prolungamento di contratto di Caracciolo, e 3 settimane dopo, per la prima volta in oltre 100 anni, il Brescia non ha pagato gli stipendi e per cui andava incontro a una penalizzazione, quindi una pagina nera mai successo. Che cosa, lei si sarà fatta un'idea in questi 8 giorni? Che cosa è successo dal rinnovo di un contratto importante come quello di Caracciolo alla mancanza dei fondi per pagare gli stipendi di aprile? Allora, questa azienda è stata in qualche modo governata non attraverso l'operatività aziendale. E mi spiego meglio, cioè questa azienda non ha mai avuto le difficoltà e il signor Corioni correva alle difficoltà di questa impresa. Noi non corriamo dietro le difficoltà, noi vogliamo risolvere le difficoltà. Io capisco che 2 punti, un punto, quanto sono, non lo so, di penalizzazioni, io mi aspetto che ci sia una risoluzione dei problemi. Cioè, per quelli che non hanno pagato, quando uno fa un contratto in passato, rinnova un contratto, anche perché è stato rinnovato a metà quel contratto, quindi con una sorta di taglio, no? Io credo che il Brescia debba fare tante cose che non ha fatto e le debba fare. Come deve fare tante cose, mettere i conti a posto. Questo è un fatto fondamentale per un'azienda
che in qualche modo attraverso una ristrutturazione. Per il 15 luglio ce la si fa, nel senso che quel giorno alle 19 c'è la scadenza ultima per il pagamento, altrimenti c'è l'esclusione. Assolutamente credo di sì, assolutamente. Ma siccome sta il vento di oggi non è più quello di 20 anni fa, nel senso che la città oggi può comunque mantenere il suo sportivo, mantenere la categoria, in questi 8 giorni hai mai pensato, ma così anche come eventuale, di portare io in tribunale, perché comunque abbiamo visto quest'anno per esempio il Bari, che comunque è una situazione forse più critica della nostra squadra, col fallimento, ha un futuro adesso davanti, forse più feroce. Posso andare forse una domanda che va contro tendenza al motivo di questa conferenza stampa, al tuo lavoro. Allora, guardi, io le dico una cosa importante, non sto analizzando la società che lei mi evidenzia. Quando si passa, e le parlo un uomo che fa questo da 20 anni, quando si passa attraverso il tribunale con un concordato, un fallimento, l'azienda quando rinasce sempre in qualche modo distrutta. Io preferisco, quando un'azienda è in difficoltà, operare attraverso NUC, no? Mettere in liquidazione, chiusura, le vecchie, e poi in questo caso nel mondo del calcio non è possibile fare, perché il trauma che c'è in qualche modo tra un'azienda in ristrutturazione, dopo che tu la ristrutturi e passa per il fallimento, comincia a perdere una serie di cose. Poi ci sono delle grandi esperienze di Fiorentina, Napoli, che sono passate comunque attraverso il tribunale e sono poi state vincenti in qualche modo, no? Però non so qua, oggi se questa... Il Brescia ha tutta la possibilità per salvarsi. C'è la domanda, se posso rispondere alla sua domanda, ha tutta la possibilità. Perché la difficoltà è dovuta essenzialmente a una questione di mentalità e una questione di registrarci in un modo diverso. Cioè non è più pensabile che uno non abbia una programmazione pubblicitaria, che uno arrivi a Brescia e non ti trovi un gagliardetto, una cartolina del Brescia, che non trovi una figura che ti collega in qualche modo al mondo del calcio. Il mondo del calcio è preso lì da tifosi che buttano, dico, coppetti al presidente, perché il presidente non fa una cosa, e la città rimane isolata da tutto questo percorso, se non il mondo giornalistico che comunica in qualche modo ai lettori e alla città. Io invece mi piacerebbe che la città entrasse in qualche modo allo stadio, e non perché ci paga il biglietto e risaniamo l'impresa, come al cinema, però che ci sia in qualche modo un'organizzazione completamente diversa. Cioè, alla risposta sua, se lei porti i libri in tribunale, poi rifà tutto quello che è da capo, sì, è più semplice, sì, però è anche più doloroso. Faccio il cattivo della situazione. Sì. Nel suo passato ci sono le strutture, un grande lavoro, però ci sono anche dei coinvolgimenti penso a Roberta e che rassicurazione sotto questo punto di vista. Allora, prima di tutto spieghiamo molto il fatto di Roberta. Roberta è stato fatto un concordato preventivo qualcosa come il 1998, è stato poi venduto il marchio a un signore che si chiamava Sara Lee, quindi ci fu all'epoca le leggi fallimentari erano solo il concordato fallimentare, e fu chiusa a tampone quell'operazione lì. Sul caso Epolis io mi sono occupato di una proposta di concordato preventivo nei confronti di Epolis giornali, e sono stato un professionista che sono stato chiamato a dirigere il concordato di Epolis. Punto. Il concordato di Epolis aveva delle valenze penali nei confronti del consiglio di amministrazione, e quindi io non è che c'entro in quello del crack di Epolis. Io sono solo uno che ha fatto il concordato di Epolis. Punto. Poi la magistratura ha indagato sul consiglio di amministrazione, e come oggi facessi
la ristrutturazione di Brescia Calcio e il signor Corioni era uno spacciatore. Non è mica colpa mia se faccio la ristrutturazione di Brescia Calcio, se il signor Corioni faceva le altre cose. Questo è. Per me non c'è nel registro degli indagati sulla procura di Cagliari, nell'ultimo atto. Ma non lo so, io gli sto dicendo cosa ho fatto in Epolis, le rispondo di quello che ho fatto di Epolis, io non mi occupavo né del consiglio di amministrazione, io non mi sono occupato di Epolis, io sono solamente la persona che ha presentato il concordato preventivo di Epolis, come tecnico. Sono a Brescia, il piano ha una scadenza al 31 dicembre. Sì. Ipotesi peggiore, il risanamento non riesce, trova degli ostacoli insanabili, dei problemi e il risanamento non riesce. Gli investitori non entrano a quel punto, no. E non entrano. Non li faccio entrare. Questo è per essere chiaro. No. Cioè quindi l'ingresso al fondo avviene attraverso. È subordinato alla ristrutturazione dell'impresa. E quindi anche all'ingresso di altri soggetti. Assolutamente. Al fine di raggiungere quella quota 5% complessivo che poi è realtà quel 5%. Ma quindi chi metterà materialmente in questo momento i soldi del mercato se il processo giustamente è ristrutturazione successivamente ingresso ai soci? Cioè, in questo momento la gestione ordinaria. Il progetto sportivo lo fa già da cominciare dalle prossime settimane se il progetto Minacoa viene approvato. Lo fa già in qualche modo gli investitori. Ne anticipano. Assolutamente sì. Anche per quanto riguarda le prossime scadenze, quelle del 30 di giugno? Se il progetto viene approvato, anche quello. Quindi l'approvazione deve avvenire per forza di cose. Quanto tu potresti. Chi deve approvarlo con Rioni? No, gli investitori. Con Rioni, lei come l'ha approvato? Cioè, lei è sicuro che con Rioni riuscirà a rimanere? Cioè, con Rioni. È il mio paletto, cioè anche se c'è solo il 5%, piace parlare con la squadra, piace intervenire, piace gestire il mercato. Cioè, come te l'ha trovato? Come l'ho trovato in salute? Male. Cioè, no, ok, questo lo sappiamo purtroppo. Ma no, ma convinto di quello che sta facendo o. Il presidente Corioni è un uomo stanco in questo momento. E penso che sia stanco anche di tutte le vicissitudini che anche alcuni giornalisti implicano a lui determinate colpe, questo naturalmente è un uomo di 70 anni che non ti aiuta in questo momento, in un momento di salute molto delicato. Quindi lui ha detto io sono disposto a farmi da parte. Assolutamente, ma questo. Lei ha sentito dire queste cose. È sine qua non a un programma di ristrutturazione. Cioè, per cui conosciamo il personaggio, non fa molto fatica a credere. Assolutamente. Cioè, fa fatica a credere, ma penso che non ci siano in qualche modo alternative. Cioè, oggi il Brescia Calcio ha bisogno di una ristrutturazione, non è che uno non paga gli stipendi perché no. Di fatto, può sposare chiedere comunque un canale d'allarme, per la penalizzazione, dato che la banca, che è vero il primo creditore del Brescia, anche socio della ditta, partner, non abbia anticipato questo milione, non abbia deciso di mettere questo milione. E come ha visto questo? Non c'erano davvero modi per evitare questo punto, che poi non tanto in sapere il punto, poter questa pagina nera, anche questa storia. Io credo che ormai il mondo è cambiato notevolmente e gli istituti di credito non possono più fare gli imprenditori, in particolar modo in questo momento, e hanno bisogno di imprenditori in cui investire. Non si può chiedere alle banche dei soldi per pagare delle cose quando non si sono fatte delle altre. Tu puoi chiedere i soldi alle banche quando hai fatto un programma di ristrutturazione, non puoi chiedere alle banche perché hai delle urgenze. Ma il progetto sportivo è secondario a questo punto in questo momento storico? Non è secondario, ma è sicuramente il primo e il progetto industriale dell'impresa di Brescia Calcio.
come intende gestire questa di settimana, 10 giorni a livello rapporto con la stampa, che poi non l'avrò indirettamente con la non piatta. L'avrò non l'avrò il rapporto non, non vi do, ma perché vi darei scusatemi veramente se cominciamo a dissolvere un rapporto. Io capisco, lei mi ha detto prima, i bresciani sono molto diffidenti, no, ma io non sono qui io non sono qui a darvi una camomilla, io non sono venuto, credetemi, non sono venuto, io sono uno, lei mi ha letto delle cose in passato, sono abituato a durezze diverse da quelle del Brescia Calcio, però sono abituato a dirti le cose come sono, e quando vengo e ti dico le cose sono quelle le cose, non sono altre, e se qualcuno ti dice le altre me le devi spiegare che sono altre, cioè se io le dico che questa cosa, io sono qui in questa funzione, sono in questa funzione, poi lei mi può dire guarda che a me mi hanno detto, mi hanno scritto che è questo, ma io ho questa funzione, quindi io non sono venuto qui al nome del presidente, non sono qui al nome dell'amministratore delegato, non ho qui la mia funzione, io sono qui per fare una ristrutturazione del Brescia Calcio. Allora in una settimana, se mi prendo 7 giorni per dirvi delle risposte, per fare un consiglio di amministrazione nuovo, per redigere chi gestisce una squadra di calcio, se lei mi chiama anche domani mattina, mi scusi, io sono un uomo educato perché vengo da una scuola anglosassone, però il vaffanculo lo dico anch'io, capisce? No, ho percepito ieri. Ah, era lei che mi ha chiamato. Ho percepito ieri. Però, ho sentito lei ieri. No, ma mi perdoni, io la chiamo e non so chi è, mi chiama sul telefonino senza conoscerci, se io voglio dargli il mio numero privato, se io le dico ci vediamo domani, faccio una adunanza con le persone e gli chiarisco qual è la mia posizione, perché sono stanco di leggermi Visendi è questo, Visendi è quest'altro, e che sono amico di Corioni, non sono amico di Corioni, sono amico di tutti, cioè non è quello il problema, l'importante è che portiamo a casa un risultato, che è quello del risanamento di questa impresa. Che non è semplice, che non è semplice, perché non passa attraverso quei canali, come giustamente diceva il giornalista sulla mia sinistra, e lo voglio far passare su un'altra sponda e non quelli attraverso quei canali che lei ha visto come ho dovuto fare con altre imprese, perché se io a fare gli spezzatini sono, credo, uno dei pochi oggi ancora sul mercato, a me mi chiamano eccessivamente sul mondo della ristrutturazione, poi se funziona, funziona. Se non funziona, se uno è stato delinquente nella vita, non è colpa mia, non è che funzioni il mio concordato, non funziona perché l'impresa non c'è, perché la legge fallimentare è molto chiara, i concordati passano quando non ci sono stati aspetti penali né da parte degli amministratori e né da parte del consiglio di amministrazione né da parte dei soci. Sono passi. E può avere il più bel concordato del mondo. Se il consiglio di amministrazione è andato in manette, il concordato non passa. Quindi non è colpa di Visendi che non passa il concordato. Tanto per essere, scusate sul tecnicismo, così abituiamoci, se dobbiamo vederci ogni 15 giorni, 20 giorni, ci abituiamo a capire i personaggi che qui abbiamo avanti. Però io le dico che è inutile che ci chiamiamo, se io le dico guarda ci vediamo fra 8 giorni, fra 8 giorni noi ci vediamo, non è fra 9 giorni o fra 15 giorni, e vi dirò se questa cosa non è possibile farla, vi dirò guarda non è possibile farla, oppure ho detto delle cose, ho rivisto delle cose, ci sono state delle sopravvenienze passive che non riesco a controllare, non riesco a fare questo tipo di lavoro. Arrivederci e grazie. Visto che ci vediamo tra 8 giorni e il 30 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, la domanda che mi ho dimenticato di fare prima è, detto che per il 15 luglio assolutamente bisogna farcela, per il 30 giugno se non sbaglio, scusate, ci sono i contributi e le ritenute relative agli stipendi non pagati, se non vengono regolarizzati questi contributi mi risulta che ci sia un altro meno uno. La domanda che le faccio è se per i tempi stretti prevede che non ci sia niente da fare, quindi si aggiungerà un punto, o se invece in questi 5 giorni c'è una minima speranza. Non lo so. Non lo so perché io ho le riunioni in questo momento fino a domenica e lunedì in incalzanti con tutti quanti. Quindi in caso verranno informate. E se il piano passa e poi riesce ad inserire ci porta la musica. Va bene, fatto. Io capisco la sua provocazione, ma purtroppo la Uttinger ha avuto una grande speranza, anche quella è stato, lei si ricorderà della Roberta, è stato passato attraverso un concordato preventivo, no? Del 1994, quando ero un po' più giovane. Allora, nel 94 io sono del 64, quindi avevo sì, 30 anni.
Sì, per tanti, bei momenti. Però vi dimenticate che sono stato fatto, ho fatto anche il fondo per l'Italia, poi non è stato approvato dal momento di poi, quella cordata, quando sono state le tre cordate per l'Italia, sono state fatte cordate da... Cioè, internet andassero, però io capisco che le cose più eclatanti sono sempre le più belle, però ci sono anche altre cose, sono anche le cose positive che mi hanno fatto. Ma anche Roberto l'ha reputato un'esperienza positiva, assolutamente. Grazie. Grazie.